Benvenuti amici telespettatori ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo a Filignano in occasione del Festival Internazionale Mario Lanza, organizzato quest'anno in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande artista, tenore e attore statunitense, originario naturalmente, come ben sapete, proprio qui a Filignano. Ebbene, venite con noi in questa puntata speciale di Viaggio in Molise. Con il grande tenore Ignazio Encinas e dunque di nuovo in Molise per portare la sua arte e la sua musica in onore del grande artista, tenore, attore Mario Lanza. Benvenuto di nuovo in Molise. Grazie, mille grazie. Sono venuto già prima al Molise, ho cantato in Campobasso parecchie opere, Turandot, Aida, Ballo in maschera, e dopo ho fatto una cavalleria rusticana tutta fatta di grano nella regione del grano, e abbiamo fatto 5 cavallerie rusticane in diversi punti del Molise. È una bella regione che adoro e penso tanto a volte quando sono fuori nel Molise, è attraente per me, mi piace molto. Penso che sia un amore ricambiato, visto che con piacere poi gli spettatori l'ascoltano, insomma ascoltano le sue canzoni e la sua voce bellissima. Noi sappiamo anche che lei ha partecipato a The Voice Senior proprio con un brano di Mario Lanza. Ci racconti un po' la sua esperienza? Sì, è stata un'esperienza molto interessante perché eravamo tanti cantanti e arrivare fino alla fine è già stato dura. Però devo dire che Mario Lanza veramente mi ha aiutato, perché Luceva le stelle, Recitar e anche La mattinata che cantava lui, e anche il Torna sul Riento, questi 4 brani che lui cantava mi hanno andato di meraviglia per portarmi alla finale. Sì. Sicuramente dei brani famosi, conosciuti e cantati da lei, poi insomma l'hanno portata direttamente insomma in fondo al programma. E stasera si ritrova qui di nuovo a Filignano, in questa location che ricorda proprio Mario Lanza, insomma un tenore forse nato anzi 100 anni fa precisamente. Che tipo di tenore lei riconosce in Mario? Mario Lanza è un tenore lirico spinto, con una voce bellissima. E la canzone di Granada si è conosciuto grazie a lei, e come lui l'ha cantata non ha cantato nessuno, anche se hanno avuto più voce, meno voce. Il colore della voce di lui in Granada è unica, sempre lo dirò, alla fine del mondo. L'hanno cantato, può darsi gente con più alardi di fare più neanche le note, non importa, è il colore di lui, come lo diceva, la passione, a forma di dire, è impressionante. Io sono innamorato di Mario Lanza, mi è piaciuto sempre tanto. Anche il tenore Carreras, José Carreras, si è iniziato la sua carriera, ha stato, dopo vedere la pellicola Il Gran Caruso, che l'ha fatto Mario Lanza, veramente emblic, e dopo questo lui ha cominciato la sua carriera per la passione che le ha messo nel corpo questa voce. Una voce spettacolare, non te mai, mai, mai finisci di ascoltarla. Grazie.
Ignazio Encinas, Fabio Andreotti, Gelena Tung, la direzione del maestro Leonardo Quadrini, con la grande orchestra dei Balcani, stasera qui a Firignano per il 100° anniversario della nascita di Mario Lanza. Siamo al gran finale qui a Filignano, Festival Internazionale di Mario Lanza, e dunque un festival che anche quest'anno si riconferma con una varietà di artisti, di programmi davvero ricchi e internazionali. Com'è andata? Ma penso, sto vedendo il pubblico che c'è anche questa sera, è andata abbastanza bene. Devo dire, ringraziare chiaramente tutti che hanno collaborato con noi, specialmente il pubblico. E è stata dura, però insomma siamo arrivati alla fine e speriamo in bene anche per programmare adesso per l'anno prossimo, e vedremo cosa poter fare per realizzare un altro bel festival. Questa sera artisti di grande calibro, proprio in memoria e per finire alla grande in onore di Mario Lanza. Sì, questa sera abbiamo tutti i tenori, non abbiamo preso soprani appunto perché Lanza era un tenore e vogliamo chiudere in bellezza con i tenori. Le altre serate hanno visto tantissimi artisti alternarsi, tra l'altro con delle novità interessanti, quindi ci sono stati, diciamo, anche spettacoli, ma anche artisti molisani. Chiaro, da quest'anno abbiamo aperto al Molise e abbiamo aperto agli artisti molisani, così avranno, dall'anno prossimo avranno sempre una serata a disposizione per potersi esibire. Ed eccoci con Maurizio Varriano, naturalmente una collaborazione importante con Borghi di Eccellenza per appunto portare avanti questa 25esima edizione del Festival Internazionale di Mario Lanza. 100 anni dalla nascita del grande artista. Un grande compleanno, 100 anni, ma davvero un grande compleanno. Quest'anno abbiamo voluto un po' cambiare il format per poter raccontare un po' la storia di Lanza, perché quest'anno abbiamo avuto Citarella con la romanza, Lanza cantava la romanza, abbiamo avuto la musica popolare, perché Lanza era un amante della musica popolare, abbiamo avuto Lino Rufo, quindi un cantautore molisano, perché si è aperti anche al Molise. Poi abbiamo avuto un grande della fisarmonica, per ricordare Marsella, un grande costruttore di Filignano, un costruttore di fisarmoniche, ha costruito ben 375 fisarmoniche artigianali, quindi con il grande Renzo Ruggeri, un quartetto davvero incredibile. E abbiamo iniziato chiaramente con la storia, raccontando la storia di Lanza con Edoardo Siravo e Gabriella Casali. Un festival unico, un festival davvero importante. La gente lo dimostra, la gente che c'è oggi lo dimostra, la gente che c'è stata in queste 7 serate. Abbiamo avuto quasi 1800 spettatori, è un numero davvero incredibile per un posto tra virgolette anche poco accessibile, perché un'AIA però bellissima, un posto unico che deve essere valorizzato affinché sia un posto che dia freschezza, ma soprattutto che dia aggregazione e cultura. Ebbene amici, termina qui la nostra puntata di Viaggio in Molise dedicata al grande attore e tenore Mario Lanza. Il Festival Internazionale appunto termina qui questa sera con la serata di gala. Abbiamo ascoltato dei tenori internazionali che si sono esibiti proprio qui a Filignano. Ebbene, a questo punto non ci resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi tutti gli appuntamenti per rivedere questa puntata di Viaggio in Molise. Potrete infatti vederla sul canale 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, 880 per tutti gli amici che ci seguono da Roma e Lazio, e naturalmente potrete poi seguirla in streaming, ma anche sui nostri canali YouTube, ma anche sul sito internet www.telemolise.com. Grazie per averci seguito.